si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Amrabat, salta l'uomo in aria, Drogba! Drogba! Sempre straordinariamente, di dietro qua, con un gol alla Drogba! Bring the action. Buongiorno Carlo. Buongiorno caro Flavio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. C'è Roberto, Luca. C'è Roberto, buongiorno. C'è Roberto con Radio Gesù di Luca. È impossibile Carlo oggi con i treni e l'ultima mezz'ora purtroppo credo sia abbia dato forfè. Allora oggi collegamento flash, 5 minuti con te. Abbiamo già letto il titolo della prima pagina di TSK in edicola e anche il sommario alla... Allora il titolo principale vede ovviamente la visione razionale della storia e quindi Bayern padrone, vittoria al 90esimo a 1,80. Ma poi c'è un sommario con scritto pazzesco e i volti di Matrix. Il sommario l'hai scritto tu, vero? Sì. Stile inconfondibile. Questa è, non potevi che essere stato tu. Insomma, se credete che il nostro sia un universo virtuale, andate a vedere perché potrebbe vincere il Borussia Dortmund. Possiamo anticiparlo questo perché, Carlo? Assolutamente sì, certo Flavio. Allora vado io con la lettura? Vai. Era il 1997. Mentre, senti qua, il 1997, campione di Germania, Bayern Monaco. Quest'anno? Bayern Monaco. Campione d'Inghilterra, Manchester United. Quest'anno? Sempre lo United. Bene. Campione d'Italia, Juventus. Quest'anno? Juventus. Ecco, grande. Campione del Portogallo, il Porto. Quest'anno? Il Porto. L'ha puntata proprio alla penultima giornata. Campione di Turchia, Galatasaray. In Turchia, quest'anno? Galatasaray. Esatto. Vincente della Coppa di Germania, lo Stoccarda. Quest'anno ancora deve giocarsi il DFK Pokal. E in finale però c'è in lo finale. Esatto, c'è lo Stoccarda proprio col Bayern. Quindi ancora... si giocherà poi peraltro dopo la finale. Promosse in Bundesliga a fine stagione Hertha Berlino, Kaiserslautern e un club del Niedersachsen, allora fu il Wolfsburg. Quest'anno promosse in Bundesliga l'Hertha Berlino e un club del Niedersachsen, il Braunschweig, scusate per la pronuncia amici tedeschi, e forse anche il Kaiserslautern, che sarà impegnato nel playoff. Poi retrocesse in Zweite Liga, quindi in Serie B, il Fortuna Düsseldorf. Quest'anno chi è retrocesso in Zweite Liga? Fortuna Düsseldorf, ecco. Sempre quella Fortuna Düsseldorf. Ultima partita del Borussia Dortmund prima della finale di Champions, sconfitta per 1-2. E anche quest'anno ultima partita del Dortmund prima della finale, sconfitta per 1-2. Capocannoniere stagionale del Leverkusen, Ulf Kirsten. E anche quest'anno il capocannoniere del Bundesliga è stato del Leverkusen, in questo caso Kiesling. Doppietta del Borussia Dortmund nei due campionati precedenti, 95-96. E anche in questa occasione nei due campionati precedenti ha vinto il Borussia, 2011-2012. Chi vinse la Champions nel 97? Il Borussia Dortmund. E quindi quest'anno per tutti, ma incredibile comunque. Quindi che l'abbiamo fatta quest'anno? Era già tutto fatto. Sembra scritto. È una riedizione. Sembra scritto, Carlo. Sembra scritto perché i colleghi della redazione Sport Bide si sono divertiti ad andare negli annali, hanno trovato queste corrispondenze pazzesche. Sembra quasi davvero come se fossimo nella famosa matrice, no, di Matrix, del film con Neo e tutti gli altri protagonisti, e il software fosse un po' limitato perché ogni 16 anni è costretto insomma a ripetere se stesso. Voglio dire, come fai a metterti contro? Ricordate che prima di Liverpool-Milan, la finale di Coppa dei Campioni, c'erano state delle analogie con un'altra annata insomma di quel genere, e qui si stanno ripetendo le stesse cose, tant'è vero che i milanisti che avevano seguito quella cosa erano abbastanza preoccupati e hanno fatto bene poi ad esserlo. E invece i tifosi del Bayern stanno vivendo davvero con terrore questa cosa, perché rischiano di perdere Coppa dei Campioni e Coppa di Germania in un colpo solo. È vero. Hai fatto bene pure questa a sottolinearlo. Comunque è pazzesco, io lo sai che sto per andare a mettere qualcosa, perché contro queste... merita, no? 10 euro, insomma. No, poi ci sono anche altri... Vinse al 90esimo, no? Contro la Juventus, se non sbaglio, con... il gol di Rickler, chi signor? Rickler e Riddle, se non sbaglio. Forse Kalle Riddle. Ai supplementari? Nei 90 minuti, vinse al 90esimo. Forse nei 90 minuti. Vinse al 90esimo, quindi vale 5 volte la posta, voglio dire. Quindi nel caso dei corsi e ricorsi storici, insomma, si può andare, invece che scommettere la coppa in mano, che la quota è 2,80, insomma, tanta roba, invece a 5 al 90esimo vale
tanti, insomma, bel moltiplicatore con... La quota è altissima, tra l'altro, per il Borussia Dortmund dal 90, ma quello che è più interessante è che poi altre statistiche sono contro il Bayern, adesso queste qui del 97 sono pazzesche, sono molto divertenti. Però il Bayern, ad esempio, due volte ha incontrato Rizzoli e due volte ci ha perso, neanche pareggiato. E se uno poi sta all'italiano, non c'è due senza tre, insomma, anche questo è un dato importante. Ha già incontrato due volte il Borussia Dortmund in, sempre in Coppa dei Campioni, in Champions League, e non gli ha mai fatto un gol, non ha mai vinto. Oh, una volta ha pareggiato, una volta ha perso. Oh mamma mia. E soprattutto con le altre squadre tedesche, il Bayern nei derby europei ha sempre un bilancio negativo, perché solo 4 poi Guardiola, insomma, qualcosa dovrà fare l'anno prossimo, insomma, una... Ma c'è un altro dato ancora, che una finale di Coppa Europea ha disputato Jupp Heynckes, questa è la seconda, contro una tedesca, ovviamente. E l'ha già persa. La guida del suo Gladbach, che ha perso la Coppa UEFA contro l'Eintracht di Francoforte. Vabbè, insomma, abbiamo capito come giocare. Carlo, poi commentiamo tutto lunedì. Oggi siamo in flash, ti abbiamo pizzicato al volo prima del tuo lavoro del venerdì. Ti auguriamo un buon weekend. Ovviamente tanto calcio, non facciamo menzione di quello che accadrà domenica. Commentiamo tutto lunedì. Grazie, buon lavoro. Io vi mando un grande abbraccio. Un abbraccio al direttore di TS. Grazie, ciao. Del Domani dello Sport. Perché, che succede domenica? Non cammino. C'è la fine di Coppa Italia. Ah, ecco, c'è quello. C'ero malato. Devo fare i dibattiti. Sì. Sai che volevo io di calcio, come sai, non sono. Sei un praticante romanista, non praticante. Esattamente. Però c'è un uomo, Mirko, mi confermi? C'è un uomo leggendario che su Sky Sport si occupa delle schedine, delle... Bella, Adam Grapes. Io vorrei sentire un mito. Pezzetto. È un mito, Adam è un mito, c'ho pure il numero, lo chiamiamo una volta, te prometto. Sì, magari. Chiamiamo. Sì, sì, sì. Grapes, buongiorno Adam. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ascoltatori, è fortissimo. Forse ci vuole pagina 777 di Televideo per un po' di sottotitoli. Forse ci vuole. Vediamo, Adam, proviamo. Ok, proviamo, vai. Beh, chi vuole scommettere? Ok, facciamo di parlare un po' delle due partite di Serie A. È carino, si vedi, guarda come si commuove Leonora, guarda la La prima partita è alle 18, dove si riprende il torneo dopo due settimane di assenza. Dove abbiamo un primo piatto con gusto di polenta, dove Milan ospita il Chievo. Che perché? Ovviamente la quota dei rossoneri è basso, 1,40, ed è molto seguito dal nostro pubblico. Il Chievo si può giocare a 8, ma onestamente trovare qualcuno che ha giocato Chievo è come trovare un gelateria al Polo Nord. Perfetto, una sfida molto difficile.